Salve, salve da Marco Calabrò per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi all'Ariano in provincia di Roma e stiamo vedendo il nuovissimo centro cucine Lube. Questo centro cucine è appena realizzato per conto di Mobili Biaggi dalla Lube e ci sta presentando i prodotti più attuali che l'azienda ci propone. Stiamo vedendo adesso il modello Georgia. Questo modello è realizzato in yellow pine, stiamo parlando quindi di un'essenza legno. E il prodotto, come vediamo, viene presentato in forma bicolore con una bella maniglia che lo personalizza fortemente. In questo caso il prodotto è stato realizzato e presentato con una leggera penisola, quindi non molto profonda, non molto invadente, anche perché in molte case inserire una penisola molto ampia può essere difficoltoso. Vediamo poi che viene completata la cucina con questa zona giorno. Ci spostiamo adesso verso un altro prodotto. Il prodotto è un prodotto ormai sicuramente sperimentatissimo della Lube. Stiamo parlando della cucina Noemi. Eccola qua che la vediamo con la combinazione di diverse essenze cromatiche. Stiamo vedendo il bianco lucido sui pensili, come stiamo vedendo questa tinta legno sulle basi, e infine vediamo qua nella penisola, viene completata con questa zona giorno e questa zona giorno sulla colonna, a fianco della colonna, viene completata con questo color cappuccino, color caffè latte. Proseguo e dalla Noemi, che è un prodotto che ormai sicuramente ha una grande sperimentazione per il successo che ha ottenuto, andiamo sulla cucina Immagina. Questa cucina che qua vediamo, che è stata presentata in uno spazio piuttosto grande, ci propone una zona cucina vera e propria, dove vediamo questa cappa circolare sulla cucina. La cucina è stata inserita nella penisola con un oggi è giornata di tosse, con un bancone che vediamo che la va a completare. La cucina viene poi dall'altro lato invece completata con una zona a parete a giorno molto funzionale, molto pratica. Vediamo anche qui molto interessante la combinazione cromatica fra il bianco, un'essenza legno, e questo colore acquamarina che la completa. La cucina è stata poi completata sull'altro lato, come vediamo, da questi elementi che comprendono la colonna forno, il frigorifero e una base sospesa che va a completare il design della composizione. Vado avanti e completando questo secondo video delle cucine Lube di questo nuovo centro aperto veramente da poco all'Ariano in provincia di Roma. E stiamo vedendo la cucina gallery. La cucina gallery in questo caso ci viene presentata, proposta, con una parete di cucina ad ante bianche, e dall'altro lato viene completata invece con una zona credenza, dove anche è stato inserito il forno, con una zona credenza invece che ha delle ante in tinta essenza legno. La cucina sicuramente anche in questo caso è estremamente gradevole. Guardate che bella questa cappa che ci viene proposta sul bianco con questo. Io mi avvicino per vedere se riusciamo a vederlo con questo
leggerissimo perfilo, eccolo qua, si vede appena questo leggerissimo perfilo metallizzato, ed anche l'essenza legno che vediamo sulla parte opposta a poro aperto, eccola qua, lo vediamo su queste antine, la rende estremamente gradevole. Questa è la cucina, come dicevamo, l'ultima cucina che stavamo vedendo di questa seconda parte. Stiamo parlando della cucina gallery, della Lube, e abbiamo così completato con questi due video la visione del nuovo centro cucine Lube che è stato realizzato all'Ariano in provincia di Roma. E grazie a Mobili Biaggi per averci ospitato, così ci siamo resi conto delle nuove opportunità stilistiche che la Lube ci sta proponendo. Parlo di opportunità perché sicuramente è una delle aziende che sempre ha lavorato nella ricerca di nuove soluzioni, sia in termini di materiali che in termini di design. Grazie per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.